un ringraziamento all'Associazione dei Pazienti per l'impegno realmente fattivo che sta mettendo per riuscire a creare la giusta conoscenza su questa patologia. Devo dire che in Luca Roberti abbiamo trovato, c'è un volano infinito, realmente il suo impegno, la forza che mette è realmente incredibile. Un ringraziamento al senatore Romani che ha permesso che si potesse attuare, effettivamente sviluppare questa riunione. È un personale ringraziamento e l'onore per la presenza del professore Guglielminò. Io adesso vorrei fare un approccio di tipo sociale, qual è l'impatto della patologia, l'importanza e il minimo di passi che si sono fatti, quelli iniziali, circa quella che è questa patologia, la quale si caratterizza ovviamente per la presenza di queste apnee di cui si parla sempre. Queste apnee che hanno una caratteristica, tutto sommato, può essere definita in modo abbastanza banale: il soggetto cessa di respirare per almeno 10 secondi e lì abbiamo questo nostro problema, ma in realtà in quella che è la definizione della patologia si evidenzia immediatamente un qualcosa che non è qualcosa di statico, ma è un qualcosa che è di estremamente dinamico. Nella definizione si specifica la differenza che abbiamo con i diversi stati di sonno. Spesso e volentieri noi ci ritroviamo in delle situazioni in cui ha problemi di insonnia o di cattiva qualità di sonno il partner, il quale ritrovandosi in quella condizione riposa molto male. E spesso e volentieri vi ritrovate che in realtà è il partner che porta il compagno, la compagna, dal medico ponendo avanti questo tipo di problema. Quindi quando ci vengono a raccontare di un russamento, il russamento può essere assolutamente benigno, non è che russare non significa avere patologie, però probabilmente qualche domandina in più conviene farla. Il perché può essere importante evidenziare la problematica precocemente, perché ci può permettere di avere delle possibilità di interventi precoci e di fare quella prevenzione che è fondamentale. Il discorso che è stato fatto poc'anzi dalla professoressa Prielli è essenziale. Lei ha toccato un punto delicatissimo, che è quello delle alterazioni del nostro contenitore, quindi a livello del nostro massiccio facciale, in cui riuscendo a creare delle correzioni possiamo riuscire a garantire a quel bimbo in questo momento una normale, non avere problemi da adulto. Per cui è una questione di cambiare un attimo quella che è la cultura, non è un qualcosa da nascondere, non è un qualcosa di cui ridere, è un qualcosa che ci può permettere di affrontare tantissimi problemi e garantire una migliore salute. È chiaro che il quadro più è sfumato, più sarà difficile evidenziarlo. Questo è ovvio, è molto facile beccare il soggetto che si addormenta sulla sedia e cominciare a fargli una serie di domande. Però se noi riusciamo a sviluppare all'interno di quella che è la popolazione l'importanza che possono avere alcuni campanelli di allarme, quello che è il profitto che ci può essere dietro è veramente abnorme. Grazie, innanzitutto grazie all'associazione che ha voluto fortemente questo evento, grazie Luca, e sicuramente anche al senatore Romani per averci dato questo spazio veramente gradevole. Grazie a tutti i relatori che hanno accolto l'invito a partecipare, a sostenere l'evento, a tutti i presenti, e un grazie speciale va soprattutto al professor Guilleminò, che ci ha dedicato, ha accolto con grande entusiasmo il nostro invito e ci dedica il suo tempo prezioso, nonostante anche un incidente. Quindi veramente siamo molto onorati di averlo qui. Thank you, Christian. We are really honored by your presence. Thank you very much. E, come ortodontista, che ruolo può avere l'ortodonzia nel trattamento delle OSAS? Sicuramente ribadisco sempre che si tratta di un trattamento multidisciplinare. È molto importante che ci sia armonia, come diceva giustamente il senatore Romani, tra i vari specialisti, perché veramente è una disciplina interessante e solo dalla sinergia delle varie specialità può nascere veramente la buona terapia. Sinteticamente, negli adulti possiamo utilizzare gli oral appliance e nei bambini possiamo invece utilizzare quello che ci viene offerto dalle possibilità dell'ortopedia dentofacciale.
Il nostro intento è stato di valutare l'efficacia quindi a lungo termine dell'espansione rapida in un gruppo che era stato selezionato appunto di pazienti bimbi OSAS, e la nostra conclusione ha portato a verificare dei risultati stabili a lungo termine post trattamento. In particolare, addirittura nei casi di russamento semplice e apnea ostruttiva lieve si indica, e in assenza di obesità, come il trattamento ortodontico sia a questo punto la prima scelta, e questo è un dato sicuramente che ci dà grande soddisfazione. Queste sono le raccomandazioni, vi evidenzio che la forza della raccomandazione è alta, ribadendo appunto questa l'importanza del ruolo dell'ortodontista, che veramente può agire in questo discorso di multidisciplinarietà con gran successo nel trattamento dei bambini. E ricordatevi il messaggio, appunto, la prevenzione. Thank you very much. I'm sorry that I don't speak Italian. I can understand most of it, but I cannot, despite the fact that I serve as an interpreter to Elio Lugarezzi many times when he was in the US, I cannot speak really Italian. I can do better in French. And there was wonderful presentation, so I'm going to avoid some of my slide because I don't want to have a repetition. But what I want to say is that the obstructive sleep apnea syndrome is an example of lost opportunities. Opportunities by physician, opportunities by universities, and opportunities by government. Just to give you an idea, you know, it's 1958 that Burwell reported on the Pickwickian syndrome. So we know all these things. That's where we are. It's too small knowledge, it's not diffuse enough. We are a very small group, we are very much alone. In the US, you have Division of Sleep Medicine, we have a board certification, but in Europe, no, that doesn't exist. So we have to make a lot of change if we want to improve things that we know are existing, and if we want to treat better sleep disorder breathing. Thank you very much. In primo luogo a Luca Roberti per aver organizzato questa manifestazione, per l'invito. Credo che dopo la cavalcata del professor Ghiemino sia abbastanza difficile riuscire a riportarci un po' su un piano quotidiano. La mia presentazione verte prevalentemente su quello che stiamo cercando di organizzare. Grazie. Per migliorare quello che è un gap, grazie, quello che è un gap di cui parlava appunto Luca Roberti nella presentazione di questa giornata. Facendo la comparazione con la Francia, abbiamo numeri di persone in trattamento per questa patologia che sono all'incirca un quinto. Questo dipende in buona parte da quella che è stata l'organizzazione della medicina del sonno in Italia, che è stata fortemente diciamo sottodimensionata per una serie di motivi storici, il primo dei quali è proprio il rimborso delle procedure. E questo ha portato al fatto che la medicina del sonno, con le sue peculiarità, ancora oggi viene conosciuta, viene riconosciuta tutto sommato in maniera abbastanza frammentaria.
Uno dei problemi fondamentali è che la medicina del sonno ha a che fare con patologie croniche. Questa patologia cronica, che riguarda in primo luogo le apnee ostruttive nel sonno, ma anche tutte quante le altre numerose patologie che portano ad una riduzione della capacità respiratoria durante il sonno, qui ne sono elencate alcune e vedete che le apnee nel sonno di tipo ostruttivo sono sicuramente in cima alla lista, quantomeno per quantità, ma sono soltanto una delle molte alterazioni che si possono, avere durante il sonno. Abbiamo ancora problemi aperti. Il primo problema è quello della tariffazione. È vero, possiamo tariffare le stesse procedure, ma alcune procedure sono tipiche solo del telemonitoraggio. E qui le regioni purtroppo ancora sono molto lente ad organizzarsi. Ecco perché è importante che anche le associazioni dei pazienti diano supporto e facciano pressione da questo punto di vista, perché il paziente ha diritto ad avere la migliore assistenza possibile e passare da gare fatte al prezzo sul singolo dispositivo a gare che permettano di dare alle persone, per costi assolutamente equipollenti il più delle volte, un servizio che è assolutamente migliore. I PDTA regionali dedicati, abbiamo bisogno di riempire questo gap tecnologico e questo gap tecnologico può essere riempito grazie al supporto sicuramente del nuovo avanzamento della tecnologia, ma può essere riempito nella misura in cui c'è una pressione, c'è una richiesta vera e i nostri sistemi regionali sono in grado di adeguare la loro legislazione a quello che è effettivamente il nuovo avanzamento dal punto di vista scientifico. Direi che ci fermiamo qua e vi ringrazio.